30 milioni di euro per un'auto, 10 milioni di euro per una casa e 200 milioni di euro per il suo parco divertimenti. Ecco 9 cose per le quali Lionel Messi spende il suo denaro. E voglio dire che noi risparmiamo per un anno intero per poter comprare un iPhone, ma per Messi un normale iPhone non è sufficiente. Così nel 2019 ha acquistato un iPhone XS Max molto speciale. È completamente ricoperto d'oro e riporta il suo numero, i nomi di sua moglie e dei suoi figli e il logo del Barcellona e dell'Argentina. Normalmente l'XS Max costava circa 1300 euro, ma questo 21.000 euro. E questo è di gran lunga il più economico della nostra lista. Diamo un'occhiata ad altri gioielli, ad esempio la collezione di orologi di Messi, 25.000 euro Audemars Piguet, 40.000 euro Rolex. Messi ama gli orologi costosi, e che dire di questo? Il Jacobs & Co. Messi Edition costa circa 150.000 euro ed è composto da 27 gioielli. In tutto sono stati realizzati solo 36 esemplari. Anche questo orologio non è nulla in confronto all'orologio più particolare della sua collezione. Quando Messi vinse il suo 7° pallone d'oro nel 2021, non c'era solo un trofeo. Gli fu anche consegnato un orologio molto speciale di Purnell, che ha un piccolo pallone d'oro incorporato. Sono stati realizzati solo 8 esemplari di questo orologio e il prezzo? Circa 350.000 euro. E sì, Messi non ha dovuto pagare per questo orologio, gli è stato regalato. Ma sapevi che Messi ha comprato qualcosa per 32 milioni di euro, che è stato quasi strappato da Ronaldo? La collezione di auto di Messi non è male. Una Range Rover, una Cadillac, una Charger. Ma dopo che ha iniziato a guadagnare molto bene, anche le sue auto sono diventate un po' più eccentriche. 150.000 euro per l'Audi R8, 200.000 euro la Maserati TS, 300.000 euro la Ferrari e una Mercedes SLS da 600.000 euro. E così la sua collezione ha già superato il milione di euro. Ma che dire di una delle auto più rare, una Pagani Zonda tricolore. E quanto costa? Circa 2 milioni di euro. Ma ehi, Messi non guadagna poi così male. Nel 2022 pare abbia guadagnato circa 130 milioni di euro e anche prima non era poi così misero. Ecco perché ha comprato un'auto molto costosa, per 30 milioni di euro. La Ferrari 335 S Spider Scaglietti. E questa non è nemmeno la cosa più folle, perché l'ha comprata a un'asta. E sai chi altro voleva quest'auto? Cristiano Ronaldo. Ma Messi ha vinto la sfida. E poi con così tante auto serve uno spazio grande per parcheggiarle. Ecco perché Messi ha speso 5 milioni per un appartamento, 10 milioni per una villa e la sua nuova casa a Parigi? Sì, che è quasi diventata un castello da 44 milioni di euro. Ma prima di tutto i Messi visitano spesso Miami, voglio dire, ci sono posti peggiori per trascorrere le vacanze. Ecco perché nel 2019 hanno acquistato un appartamento nella Porsche Tower. E qual è la particolarità? Con la tua auto entri nell'ascensore che ti porta al tuo appartamento. Ci sono 2 camere da letto, 5 bagni, grandi finestre e ovviamente una splendida vista. Non c'è da stupirsi che il tutto sia costato circa 5 milioni di euro. E per noi un appartamento a Miami sarebbe stato sufficiente, ma non per Messi. 2 anni dopo ne ha comprato un secondo, a pochi metri dall'altro. E anche questo è fantastico. 4 camere da letto, 4 bagni, un'enorme cantina, un cinema personale e naturalmente una palestra e una piscina. E quando si spendono 7 milioni di euro si ha una splendida vista a 360 gradi sullo skyline di Miami. Ma Messi non spende i suoi soldi solo per guardare l'acqua. No, spesso puoi trovare lui e la sua famiglia in mare. Su questo yacht... 28 metri di lunghezza e 4 camere da letto. Sì, è così che vorrei rilassarmi anch'io. Non c'è da stupirsi se vediamo spesso le foto di Instagram dei Messi in mare. Questa è proprio una villa galleggiante. E a proposito di ville, Messi possiede case in Argentina, Italia, Spagna. E come le raggiunge? Con il suo jet privato. Ed è completamente attrezzato, con cucina, 2 bagni, 16 posti a sedere e naturalmente il numero 10 all'esterno. Anche la scala è qualcosa di molto speciale. I nomi di sua moglie e dei suoi figli sono stati impressi su di essa. Quanto è costata tutta questa impresa? Circa 13 milioni di euro. Ma si suppone che abbia solo preso in leasing l'aereo, che costa comunque un sacco di soldi. Ragazzi, se volete essere come Messi ed essere scaltri con i soldi,
soldi e le vostre decisioni, iscrivetevi al nostro canale. E poi, volare in giro per il mondo è bello, però uno dei luoghi preferiti di Messi è Barcellona. Non c'è da sorprendersi, il club lo ha aiutato a diventare un calciatore di professione. Quando era appena diventato professionista, ha comprato una casa per 2 milioni e ne ha investiti altri 6 per ristrutturarla. E il risultato è fantastico. Ha un'enorme palestra con tapis roulant, macchine per l'allenamento, manubri e diversi poster di Mohamed Ali. Inoltre ha una stanza separata dove può giocare a basket e nel giardino sul retro, naturalmente, un campo da calcio dove può migliorare le sue abilità. E quando vuole rilassarsi, allora si butta in piscina con la sua famiglia e nessuno può guardarlo perché gli aerei non possono sorvolare l'area. Il che non ha nulla a che fare con il fatto che Messi viva lì, ma con la protezione dell'ambiente in quella zona. Ma ehi, chi non ha mai avuto questo problema? Ti siedi nel tuo giardino e vuoi rilassarti, ma i vicini sono molto rumorosi. Sì, anche Messi ha avuto questo problema. Qual è stata la soluzione? Ha semplicemente comprato la casa dei vicini. Ah, vorrei fosse sempre così semplice. Ma sappiamo tutti che Messi non vive più a Barcellona, ora gioca a Parigi. E in un primo momento sembrava che Messi si sarebbe trasferito in questo castello. Sì, non male. 30 stanze, un cinema, una sala da racquetball, un garage privato e una piscina. Tuttavia, alla fine non ha funzionato e la famiglia ora vive in uno di questi. Sì, anche questo non è male. Messi, hai una stanza per me? Costo 20.000 euro di affitto al mese. Ah, e siamo solo alle cose più costose per cui Messi spende i suoi soldi? In che mondo assurdo viviamo? Nel 2017 Messi ha acquistato il suo hotel, il boutique hotel a 4 stelle MIM Sicils, a Barcellona, per circa 30 milioni di euro. La struttura dispone di 77 camere e di una bellissima terrazza sul tetto con piscina. Inoltre ha acquistato un hotel a Ibiza e a Maiorca. Ora ci sono in totale 6 hotel. Uno di questi è una stazione sciistica, 141 camere e un ascensore che porta gli ospiti in cima alla montagna. L'investimento esatto non è noto, ma se il primo è già costato 30 milioni di euro, allora non voglio nemmeno immaginare quanto siano costati tutti insieme. Ma anche il prossimo investimento non è da meno, perché Messi ha costruito qualcosa per i suoi fan, un parco divertimenti tutto suo. L'intera struttura è stata costruita a Nanking, in Cina, ha 20 attrazioni ed è ampia 80.000 metri quadri. Si possono provare esperienze di realtà virtuale, montagne russe e naturalmente un campo da calcio. Il tutto avrebbe dovuto aprire nel 2020, ma a causa del coronavirus tutto è stato rimandato. Speriamo che il 2023 sia l'anno in cui potremo finalmente scoprirlo. Il costo totale del progetto è di 200 milioni di euro. Ma Messi non lo paga tutto da solo. Ci sono dei partner che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Ma tutti i soldi che Messi guadagna non lo trattengono dallo spendere per qualcosa di molto speciale. Messi sa cosa significa avere problemi di salute. Ha avuto un disturbo della crescita e la sua famiglia non poteva finanziare la terapia. Per fortuna il Barcellona si è fatto avanti e ha finanziato il trattamento e Messi non l'ha mai dimenticato. Già, nel 2007 ha fondato la Leo Messi Foundation, una fondazione di beneficenza. Sostiene l'istruzione dei bambini in condizioni di povertà e inoltre salva letteralmente delle vite. Gran parte delle donazioni è destinata alla ricerca e agli ospedali per bambini affetti da gravi malattie. Messi sostiene la campagna con attività di raccolta fondi come la vendita delle sue scarpe. Inoltre collabora con altre celebrità come David Beckham per sensibilizzare il pubblico su temi importanti. E quando era scoppiata la pandemia del coronavirus ha donato milioni di dollari agli ospedali. Messi non è solo un modello da seguire in campo, ma anche fuori. Ma sapevi che un tempo Messi era dipendente dalla Coca-Cola? Se vuoi saperne di più e conoscere la dieta di Ronaldo, guarda questo video.